anni fa a Milano il primo trapianto di fegato in Italia. Un intervento rischioso diventato oggi di routine. Il servizio di Maura Tani. Sono nata con un problema congenito al fegato. Questo problema congenito al fegato è scoppiato durante l'ottavo mese di gravidanza e quindi mi ha portato ad avere questo distacco di placenta. Laura aveva 30 anni, il bimbo nasce, ma per lei scatta il conto alla rovescia. Appena 24 ore per avere salva la vita con un trapianto. Balza al primo posto nella lista europea per le urgenze e ce la fa. Il primo anno è stato molto difficile. Veramente tanto difficile. Successivamente piano piano è andata meglio e adesso ho una qualità di vita ottima. Al centro trapianti di fegato del Policlinico di Milano, primo ad essere autorizzato in Italia, di storie così se ne sono viste tante. Il primo paziente sopravvissuto per 3 anni risale al 1984. In sala operatoria c'erano i pionieri, gli interventi duravano molte ore e i rischi erano altissimi. Adesso il trapianto di fegato è un grosso intervento, ma rientra, chiamiamola, nella chirurgia di routine proprio, quindi e questo grazie ai miglioramenti tecnici, tutta la terapia immunosoppressiva, il controllo delle infezioni. In questi giorni è stato eseguito il 1000° trapianto, ancora un'urgenza su una giovane ventenne. Adesso lei è stata trapiantata la notte fra il 25 e il 26 di gennaio e domani andrà a casa. Riprenderà presto la sua vita? Sì, io spero di sì. Aveva indignato.